Salute a voi amici di Ruvesi.it. In questa seconda domenica di Quaresima meditiamo sulla trasfigurazione, la luminosa manifestazione che sgorga dalla preghiera autentica, vera, da una relazione vera e sincera con Dio. Pregare non è altro che costruire una relazione filiale con Dio, una relazione di ascolto, di dialogo che ci apre a scelte coraggiose di conversione. Ascolteremo nella prima lettura tratta dal libro della Genesi. Dio condusse fuori Abram e gli disse: guarda in cielo e conta le stelle, se riesci a contarle, e soggiunse: tale sarà la tua discendenza. Egli credette al Signore che glielo accreditò come giustizia. Siamo chiamati come Abramo a credere e a compiere la volontà di Dio, a fidarci di Lui. Allora facciamo nostre la preghiera del Salmo responsoriale: il Signore è mia luce e mia salvezza. Con le parole di San Paolo, apostolo ai Filippesi: fratelli, fatevi insieme miei imitatori e guardate quelli che si comportano secondo l'esempio che avete in noi. Qual è questo esempio? La comunione degli apostoli, che nasce dalla contemplazione dell'amore trinitario. Questo è l'esempio che tutti siamo chiamati a seguire. Nel Vangelo secondo Luca ascolteremo Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo. Gesù ci prende nella preghiera per pregare. Pregare è dare il tempo. Pregare è contemplare, adorare la bellezza di Dio, dice il testo. Mentre pregava, il suo volto cambiò d'aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. Anche noi, se veramente preghiamo, siamo chiamati a risplendere, siamo chiamati ad essere persone brillanti. Ecco, due uomini conversavano con lui, Mosè ed Elia. Mosè è l'esempio dell'obbedienza. Dio gli affida le tavole della legge, Mosè le custodisce. Elia, l'esempio della fedeltà, offre un sacrificio puro e santo, contrapposto alla prostituzione di un popolo che adorava altri dei. Amici cari, Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal sonno, ma quando si svegliarono videro la sua gloria e i due uomini che stavano con lui. Cosa ci impedisce di pregare? Beh, Papa Francesco nell'Evangelii Gaudium ce lo ricorda, l'accidia paralizzante. Quando diciamo, abbiamo fatto sempre così. Quando non ci muoviamo, chi non si muove è una persona morta. Allora, amici cari, dove, come dobbiamo muoverci? Nella contemplazione e nell'ascolto. Venne una nube e li coprì con la sua ombra, e dalla nube uscì una voce che diceva: questi è il figlio mio, l'eletto, ascoltatelo. Ecco le braccia di Dio, la nube. A noi il compito di entrare e muoverci in queste braccia. Significa entrare in una dimensione di contemplazione e di ascolto. Quindi, amici cari, la preghiera non è l'estremo rimedio dei disperati, ma è la finestra che ci apre alla bellezza misericordiosa di Dio. Grazie.